Gentili telespettatori, buona giornata e benvenuti a questo video di Tele Italia. Un deputato tunisino voleva visitare l'hotspot di Lampedusa e il Viminale gli ha negato l'autorizzazione, ma riesce a parlare con dei clandestini che si trovano al di fuori dell'hotspot e gli dicono che il cibo è scarso, che dormono per terra tra gli escrementi e i bagni sono pochi. E così poi viene intervistato da il giornale .it e dice che Roma è già 3 anni che non versa gli aiuti pattuiti e poi racconta quello che è il fatto nuovo. Ci sono molti, ma molti tunisini che stanno partendo per l'Italia. Anche il ceto medio, quello che si è trovato in difficoltà per le conseguenze della crisi sanitaria, poi trasformata in economica e poi in sociale. Quindi la domanda subito che viene fatta è questa: ma onorevole, perché così tanti tunisini vengono a Lampedusa? E lui dice: il motivo principale è il decreto di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari. Non c'è stata fatta una comunicazione adeguata in Tunisia per far capire che questo atto riguarda solo chi si trova in Italia prima dell'8 di marzo. Le organizzazioni criminali fanno arrivare la notizia che c'è questa regolarizzazione, quindi la gente parte. Pagano fino a 10.000 euro per la regolarizzazione di falsi contratti di lavoro. Quindi c'è un business intorno a questo decreto che è stato fatto in estate, nei mesi in cui è più facile arrivare. Quindi il deputato tunisino parla chiaro, c'è un business criminale di documenti falsi, contratti di lavoro falsi. Pagano fino a 10.000 euro, quindi qua ci sono di mezzo anche qualcuno in Italia che fa questi finti contratti, ma questo succede in tutto il mondo, eh? Anche chi entra negli Stati Uniti a volte ha dei finti contratti di lavoro, quindi 10.000 euro, attenzione, sono i risparmi di una vita e sono tanti, in Tunisia 10.000 euro sono veramente, ma veramente tanti e li pagano anche la classe media, con la speranza di un futuro migliore, perché la crisi sanitaria li ha fatti sprofondare nella disoccupazione, nella crisi economica più totale. Quindi racimolano tutto quello che hanno e partono con lo zainetto. Avete visto, emblematico, rimarrà emblematico quell'arrivo con il trolley, con il barboncino, lo zainetto sulle spalle, gli occhiali da sole. Quindi è la classe media che si sposta, cerca un futuro migliore. Quindi quello che diceva Giorgia Meloni, quello che diceva Salvini, quello che dicevo anch'io, che il comportamento del governo favorisce quello che stiamo vedendo adesso, è ovvio. Era ovvio matematico, adesso ne abbiamo la conferma assoluta del deputato tunisino che dice le cose come stanno e non racconta la storia di Babbo Natale. Ma la seconda domanda è questa: cosa sta facendo il governo tunisino per bloccare le partenze? E lui dice: c'è stato un grande intervento del Presidente della Repubblica. Martedì scorso hanno cercato di fermare questa emorragia di clandestini in partenza dai porti di Sfax e Madia. Ieri i direttori dei due approdi sono stati rimossi, però noi non siamo in condizione di controllare tutta la costa perché sono centinaia di chilometri e non abbiamo né i mezzi né gli strumenti per poterlo fare. L'Italia nel 2011, sotto al governo Berlusconi, si è impegnata per darci degli aiuti. Questi accordi non sono stati mai mantenuti. Dal 2017 l'Italia non versa le quote di oltre 3 milioni che doveva darci. Ma servirebbero nuovi accordi? Chiede il giornalista. Beh, il ministro Lamorgese è venuto di recente e il nostro presidente ha recepito le richieste e ha cercato di sensibilizzare i vertici delle autorità marittime per chiedere uno sforzo maggiore usando anche l'esercito per fermare i clandestini. Quello che dico io è che per sensibilizzare alcune persone in Tunisia bisogna pagare, se no non si sensibilizzano, eh? Bisogna ungere le ruote, gli ingranaggi, questa è la realtà. E la soluzione qual è? Chiede il giornalista al deputato tunisino. E dice: come dice il presidente, bisogna trovare soluzioni legali e dare la possibilità all'interno di un accordo per agevolare questi soggetti ad andare altrove, perché se non c'è la possibilità di lavoro in Tunisia, bisogna trovare un'opportunità per queste persone, per trovarlo da altre
parti. Quindi la presa di posizione della Tunisia è questa. Da noi manca il lavoro, queste persone dovranno andare a lavorare da qualche altra parte in giro per il mondo. Bisogna fare degli accordi con altri paesi. Beh, sì, nel senso che nei paesi più industrializzati c'è bisogno di manodopera in diverse parti, potrebbero cercare sì, degli accordi. Questi canali legali chi li deve aprire? Chiede il giornalista. Beh, l'Italia insieme all'Europa, perché l'Europa ha un ruolo determinante in questo. Bisogna anche aiutare a intervenire in loco direttamente in Tunisia con dei progetti di partenariato al posto di spendere milioni in accoglienza. Caro deputato, te lo dico sottovoce, il governo italiano non spende milioni in accoglienza, spende miliardi di euro. Il governo italiano, prima dell'arrivo di Salvini, ha speso 2 miliardi in un anno per l'accoglienza, chiamiamola così. Con Salvini, diminuzione del 75%, l'Italia ha avuto una riduzione delle spese per mantenere i clandestini del 75%, quindi di 1,5 miliardi. Ha speso 500 milioni. Se il deputato tunisino sapesse quali sono le cifre per accogliere i clandestini, si spaventerebbe perché questa cifra è enorme, enorme, enorme in Italia. Figuratevi in Tunisia che cosa sono 2 miliardi di euro. E poi dice spendiamo questi soldi per lasciare i tunisini nel loro paese. Quindi di progetti in Tunisia dice il posto che spendere milioni in accoglienza, spendiamo questi soldi per lasciare i tunisini nel loro paese. E questo si può fare solo attraverso un tavolo tecnico di dialogo tra l'Italia e la Tunisia, perché c'è grande disponibilità da parte del mio paese a trovare una soluzione con l'Italia, che è un alleato strategico e un partner privilegiato. E certo che c'è grande interesse della Tunisia a trovare una soluzione. Si parla di dare soldi alla Tunisia, di trovare un lavoro ai tunisini e di magari impiantare delle aziende lì, ma il problema di impiantare le aziende lì è che c'è il problema del terrorismo. Gli occidentali non sono più ben visti in Africa e quindi andare in Tunisia a produrre con le aziende italiane non è propriamente una grande idea negli ultimi decenni. Le aziende vanno in paesi più sicuri, Messico, Brasile, eccetera, eccetera, India, ma nel Nord Africa non ci sono le condizioni per poter portare lì delle aziende. Io vi ringrazio per avermi ascoltato. Vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita, siamo anche in Facebook, nella pagina Tele Italia, dove trovate tutti gli stessi video presenti in YouTube che potete condividere. Vi rinnovo il ringraziamento per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci a tutti al prossimo video tra 15 minuti. Arrivederci.